Robin Hood e Little John corrono alla foresta. Urca, urca, tiro Urca, le tiro rogi, le splende il rogi, sole. splende il sol. Ciao a tutti ragazzi, oggi Non andiamo pensava anche allo da diritti che sfondo. correva Come nel deserto andiamo? acqua Io per tutto trovare bene? Se siete ristoro, dei devi proprietari di assolutamente palestre, impedirti se di venire frequentate delle nella palestre, vicinanza di se siete dei Capri ballerini di salsa, di tango, di bachata, Rock qualsiasi cosa, and sicuramente questo video vi roll interesserà. Oggi andiamo a vedere un delle attimino i siti utili per muoverci all'interno di Se questo non marasma passi di alla nuove fine leggi, ci riesci, protocolli, regolamenti vari. Per chi non mi conoscesse, io sono il tanghero, generalmente parlo di tango, ma in questo video in particolare andremo ad esplorare un attimino quelli che sono i regolamenti per muoverci al meglio all'interno delle palestre, sia se si è degli atleti, sia se si è dei professionisti che lavorano all'interno delle palestre. Quindi seguitemi e non perdiamo tempo. Bene ragazzi, andiamo a vedere dunque al PC, quindi tra brevissimo ci andremo a spostare sul PC, quali sono i siti fondamentali e che cosa bene bisogna controllare, dato che stiamo ripartendo, in particolare sto per riprendere anche io i corsi e mi sto cercando di informare al meglio su quale sia il protocollo più giusto da seguire. Abbiamo capito che col virus bisogna conviverci, tantissimi pare, si parla del circa 70% ormai si siano vaccinati, almeno al giorno in cui sto registrando, poi magari aumenterà ancora, fatelo io. Per chi mi conosce sa perfettamente che mi sono ammalato di Covid e me la sono vista anche bruttina e non intendo riprenderla. Per quello mi sono sparato le mie belle due dosi e c'ho il Green Pass, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, io non sono qui per giudicarmi. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo al PC e andiamo a scoprire quali sono questi siti fondamentali. Ah, a proposito, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Andiamo. Bene ragazzi, il primo sito che dovreste assolutamente conoscere è il sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Perché è importantissimo questo sito? Beh, perché se avete un SSD e un ASD, qui sopra trovate un po' tutte le varie notizie e aggiornamenti che abbiamo. Una notizia a proposito che vi do se ve la siete persa è il fatto che contributo a fondo perduto per le AS dell'SSD in pagamento, la prima tranche di contributo, ovvero se siete amministratori di un AS o di un SSD e già avete richiesto nel 2020 i sussidi, nel 2021 adesso arriverà la nuova tranche. Qui ci sono un po' tutti i vari dettagli, tutte le informazioni che vi possono essere utili, quindi segnatevi assolutamente questo sito se non lo conoscete. Su questo sito poi è possibile andare a cercare le domande che vengono fatte più di frequente. Ed ecco qui abbiamo le nostre FAQ, quindi FAQ come ultimamente si utilizza dire. Qui abbiamo un po' tutte le varie disposizioni a seconda della zona in cui ci troviamo ad esercitare la nostra professione. Quindi se ci troviamo in zona bianca andremo a guardare direttamente qui, in zona gialla, in zona arancione e in zona rossa. In sostanza qui vengono risposte diverse domande, fra le quali che cosa si intende per attività amatoriale, che cosa si intende per attività professionale, quali sono gli sport di contatto e qui si fa direttamente riferimento al decreto ministeriale del 13 ottobre 2020, dove è possibile cliccare e si va direttamente a leggere tutto quanto il decreto dove viene definito in sostanza quali sono gli sport di contatto. Qui, tra l'altro, nell'allegato troviamo anche la disciplina del tango argentino per chi mi segue, tango valse milonga al punto 30. Lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale. E questo è il decreto del 13 ottobre 2020. Se noi torniamo indietro, andremo a notare che questa pagina è stata aggiornata al 31 agosto 2021, quindi poi ci sono state delle modifiche. Infatti qui parla di sport di contatto, quali sport di contatto possono essere praticati, rispondendo qui sotto un po' alle varie domande, come già vi dicevo. In sostanza dice bianca e gialla si può fare, arancione si può fare ancora soltanto per chi fa sport a livello agonistico, rosso invece soltanto in forma individuale e così via. Comunque andatevelo a leggere bene nei vari link, insomma, vi andate a leggere bene che cosa cambia.
perché a seconda del tipo di attività che andrete a svolgere troverete le risposte che vi riguardano. Questo per quanto riguarda un pochettino tutti i vari sport. L'altro sito, per chi invece è un ballerino, per chi balla, sicuramente è il sito della Federazione Italiana Danza Sportiva. Qui troviamo un pochettino il protocollo di applicazioni di sicurezza, che di base in realtà è lo stesso che trovate qui sul sito del governo italiano. Quindi poi dopo potrete fare il confronto direttamente voi. Ad ogni modo, cliccando qui su questo link vi rimanda al PDF in cui potrete trovare tranquillamente tutte le risposte relative ai comportamenti, all'accesso nelle varie palestre, a tutti coloro che sono iscritti alla Federazione Italiana Danza Sportiva. Quindi, tanto che questo lo apre, vi faccio vedere un pochettino anche qui sotto trovate tutte le varie news che ci sono. Ho letto alcune persone che hanno parlato un pochettino della questione del Green Pass, non Green Pass, eccetera, eccetera. Ragazzi, si sta cercando di convivere con il virus e sinceramente io ho fatto il vaccino nonostante l'ho avuto. Sì, non mi ha fatto piacere doverlo fare, però fatelo se vogliamo ripartire tutti quanti insieme. Poi, se volete togliere l'amicizia dopo questa affermazione, fatelo pure, ma io sono del parere che a questo punto tanto vale farlo. La discussione verteva se anche i proprietari delle palestre, gli istruttori, dovevano avere il Green Pass. Il chiarimento lo troviamo sempre qui, nel chiarimenti sull'utilizzo del certificato verde Covid-19. E, insomma, qui potete leggere che in realtà dice che chi lavora all'interno delle palestre può non averlo, però deve mantenere il distanziamento, mette la mascherina, insomma, quando ce n'è bisogno. Fa un po' ridere questa cosa, perché se io posso accedere soltanto se ho il Green Pass, non capisco perché chi ci deve lavorare invece no. Vabbè, insomma, in sostanza, qui su questi due siti, se siete degli sportivi legati al mondo della danza, questi sono due siti che assolutamente dovete conoscere. Quindi, ragazzi, andatevi ad aprire il protocollo, ve lo leggete tutto quanto, troverete il distanziamento in cui si parla anche sullo svolgimento dell'attività, sia di gruppo sia singolarmente, quante persone possono stare all'interno di una palestra. Mi pare che per la forma individuale 12 metri quadri per coppia e 5 metri quadri invece per le lezioni di gruppo. Per quanto riguarda invece lo svolgimento della lezione, durante lo svolgimento gli insegnanti possono anche non avere la mascherina qualora stessimo facendo delle attività cardiovascolari particolarmente intense. Insomma, c'è scritto un pochettino tutto, andatevelo a leggere, così vi togliete ogni dubbio. Bene ragazzi, spero che questo video, mi sembra veramente Robin Hood questa barbetta, ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, non che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Questi sono due siti che bisogna conoscere assolutamente, quindi c'è poco da inventarsi, c'è già tutto scritto. Se avete dei dubbi, vi raccomando, il sito governo italiano sezione sport, quindi magari scrivete su Google sport.governo, andate lì e vi leggete tutte le news che riguardano lo sport. Se avete bisogno delle FAQ, vi lascio il link sotto a questo video. L'altro sito da sempre tenere d'occhio è quello della Federazione Italiana Danza Sportiva, anche perché ci sono un po' tutti i vari aggiornamenti, e forse è il sito che più di tutti dovremmo averlo quasi come apertura della home invece che Google, se siamo degli sportivi, se siamo dei tesserati Federazione Italiana Danza Sportiva. A questo punto a me, ragazzi, non resta che salutarvi, vi do come sempre un grandissimo bacione, un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima.